Allora, quagliati, perché lo sono scadenti? Per far arrivare il liquido nel... nel compressore. Bravo. Non tiene la stessa su. Qui siamo sul lato bassa pressione, quindi il compressore aspira dall'evaporatore, aspira il gas, lo comprime. Perché lo comprime? Per alzare il, la temperatura di condensazione in modo che riusciamo a farlo condensare con l'ambiente. In modo che riusciamo a condensarlo con una temperatura abbastanza alta, che è quella dell'aria esterna. Più alta dell'aria esterna. Quindi, nel... vabbè, seguiamo. Quindi, se, sul riscaldamento 10 gradi, quindi in questo caso il surriscaldamento è di 6 gradi, no? Deve essere compreso tra 5 e 8 gradi, quindi è un surriscaldamento normale. Poi arriviamo al lato bassa pressione del compressore, lato aspirazione. 4,6 bar 10 gradi. Sì. E arriva il gas al lato bassa pressione, lato aspirazione del compressore, a 4,6 bar, perché il surriscaldamento non causa aumento di pressione, no? Causa solo aumento di temperatura. All'uscita del compressore, Savino, che ci abbiamo? 16,3 alta pressione, c'è scritto HP 16,3 cosa? Bar. E la temperatura? 70 gradi. Ma la temperatura con 16,3 bar non è 70 gradi, è di meno, è 40 gradi. Ma l'uscita? No, a quanto corrisponde? A 40 gradi? Corrisponde a 40 o 45? 45 gradi. Perché a 70 gradi? Ah, perché il compressore, bravo, il compressore crea anche più caldo. Il compressore, comprimendo il gas, ne fa aumentare la temperatura. Sì. Il lavoro di compressione si trasforma in calore. Pertanto poi il condensatore deve smaltire due calori, che sono? Sia quello uno del compressore e uno dell'aria esterna. Esatto, no, dell'aria esterna. Deve smaltire il calore che il crudo refrigerante ha preso nell'evaporatore, dall'ambiente, più quello del compressore. Più quello il lavoro di compressione. Ah sì. Cioè il crudo refrigerante quando evapora, quando vaporizza nell'evaporatore, lo fa a spese del calore dell'aria nell'ambiente, quindi si carica di calore. Nel condensatore bisogna smaltire due quantità di calore: il calore che ha prelevato dall'ambiente e quello del compressore. Bravo, e più là il calore. Il calore del compressore non è tantissimo, perché quello è di 70 gradi, ma non è il calore latente, è il calore sensibile. Ci siamo? Il calore sensibile è quello che il termometro misura, quindi aumenta proprio la temperatura. Mentre il calore latente è il cambiamento di stato di una sostanza. Il 10%? No, è molto di meno. Comunque, il lavoro del compressore. Qui arriviamo al condensatore. Delta teta sull'aria da 5 a 10 gradi. Che significa delta teta sull'aria? Differenza di temperatura tra l'aria che entra e l'aria che esce. L'aria entra a che temperatura, diciamo, entra l'aria? 40 gradi. Ed esce? A 50. 40 sono tantini, va bene. Però esce, entra una temperatura ed esce una temperatura più elevata, compresa tra i 5 e i 10 gradi. Entra a 40, esce da 45 a 50. Ci siamo? Quindi nel condensatore c'è un incremento di temperatura. L'aria deve smaltire questo calore, quindi esce più caldo. Raffredda e fa condensare il gas refrigerante, quindi dallo stato gassoso lo riporta allo stato liquido. Però all'uscita del condensatore c'è scritto sotto raffreddamento da 4 a 7 gradi. In questo caso quant'è il sotto raffreddamento? 5 gradi. 5 gradi. Abbiamo 45 gradi, 16,3 bar. E poi sotto raffreddamento, guarda, quindi 40 gradi, vedete, 16,3 bar. La pressione rimane la stessa,
che è un sottoraffreddamento, ma la temperatura scende a 40 gradi. E per quale motivo lo dobbiamo sottoraffreddare? Per far tornare tutto liquido. Per far sì che sia tutto liquido a una per far sì che sia tutto liquido, che per far sì che la condensazione sia stata completa, e c'è anche un sottoraffreddamento, quindi siamo sicuri che è tutto liquido. Come anomalia visibile, se non si è avuto un buon sottoraffreddamento, puoi trovare delle bolle di gas, di gas nella schiera del liquido. La schiera del liquido. E che poi tu la vedi dalla schiera del liquido, questa cosa. Non la vedi, diciamo, i tubi sottirano, non è che puoi vedere dentro. Però dopo il filtro c'è la schiera del liquido e lì tu vedi le bolle di vapore, perché la schiera del liquido è come gli scaricatori di condensa, c'è di vetro. Se passa un fluido tipo il refrigerante, il fluido è incolore, trasparente, non vedi nulla. Quando io sono bolle di vapore, vedi le bolle. Questo può essere provocato o dal evaporatore sporco che non... esatto, ma perché l'evaporatore siamo al condensatore, per sottoraffreddamento. Se la condensazione non è stata completa, ogni abito si muove, sì. Un'idea interna e un'idea esterna. Vabbè, quindi è importante che la condensazione sia stata completa, e quindi per assicurarci di questo sottoraffreddiamo il liquido, anche perché poi il liquido refrigerante, passando nelle tubazioni, incontra delle resistenze di attrito, delle perdite di carico che vanno a abbassare la pressione, quindi a quel punto ci potrebbe essere una vaporizzazione indesiderata. Allora noi lo sottoraffreddiamo, così siamo più tranquilli che sia tutto liquido. Poi delta teta totale del condensatore da 10 a 20 gradi, vi ricordate il delta teta? Totale è la temperatura d'uscita dell'aria con la temperatura di condensazione. L'uscita dell'aria, non vi indico la temperatura, però il delta teta, temperatura in uscita dell'aria meno temperatura di condensazione, deve essere compreso tra i 10 e i 20 gradi. Ma l'abbiamo visto questo? Sì. Sono questa delta T, guarda, delta teta totale dell'evaporatore. Vedete l'evaporatore? Sì. Quanto è da 16 a 20 gradi? Vi ricordate cos'era il delta teta totale? Era la temperatura di vaporizzazione, 4 gradi, con la differenza di temperatura dell'aria in uscita dall'evaporatore. La differenza totale di temperatura. Poi ve lo faccio rivedere, magari alla lavagna, perché ci sono le temperature. Qui le temperature, vi dice il delta teta, ma le temperature che uscivano, no? Qui non vi fa un esempio con la temperatura proprio. E poi, quindi, poi alla valvola di espansione ci va il liquido, 40 gradi, 16,3 bar. 16,3 bar è la pressione, no? Che c'è nel condensatore. 40 gradi è la temperatura di sottoraffreddamento. E quindi qui avete, diciamo, lo schema completo di come funziona la macchina in tutti i suoi componenti. Allora, accumulatore con aspirazione. Eccolo qua, lo vedete? Questo è il motore, è il compressore. Il motore elettrico è la parte che compie. Questo è l'accumulatore dell'aspirazione. Quindi praticamente sono tipi diversi, qui le gocciole non sono più fermate da una rete metallica che sta qui sopra, però diciamo i principi di funzionamento possono essere diversi, ma lo scopo è lo stesso. Qua più che altro viene separato per forza centrifuga, quindi le goccioline si depositano sulle pareti e poi precipitano. Però per fare in modo che questo liquido non rimanga qui dentro, gli accumulatori fisicamente sono messi vicino ai compressori. Il compressore si scalda, il refrigerante che si è accumulato sul fondo è
e fa, vaporizza, ci siamo, e quindi ritorna in circolazione. Poi il compressore, qui siamo sull'acqua a alta pressione, no? Smorzatore di vibrazioni, che cos'è questo qua? Le vibrazioni, ve l'ho detto, quando ci sono dei cicli di vibrazione ripetuti nel tempo, se le vibrazioni durano solo milioni di cicli, alla fine creano l'affaticamento del materiale. Anche se sono piccole sollecitazioni come entità, uno dice, vabbè, ma che gli fa questa vibrazione? No, questa vibrazione nel tempo produce delle lesioni capillari nel materiale, si chiamano inviti alla rottura, e poi improvvisamente cede, si rompe, la tubazione si rompe. E quindi questo è un tubo, lo vedete, di gomma rivestito, no, con flessibile. Non flessibile. Quindi sforza le vibrazioni. Guardate che nel sistema di condizionamento il discorso di vibrazione, poi lo vedremo, è abbastanza importante. Perché oltre alle sollecitazioni, le vibrazioni portano rumori. Basta che sia un carro, un po' lento, e voi sentite un rumore intollerabile. Sì. Quindi i compressori di solito vengono posizionati su dei supporti di gomma, su delle molle, in modo da sborsare queste vibrazioni e limitare sia le sollecitazioni meccaniche e sia i rumori. Tante volte basta stringere qualche pullone e i rumori diminuiscono. Quindi le vibrazioni sono molto importanti. Qua, dopo il compressore, dispositivo di separazione dell'olio. Vedete? Qua l'olio viene fermato da questo filtro a rete, un filtro molto finto. Quindi il gas refrigerante, passando qui dentro, lascia le goccioline d'olio. Le goccioline d'olio hanno una dimensione, hanno una viscosità, non sono un gas. Quindi passando attraverso questo filtro a rete metallica, le goccioline d'olio vengono fermate e colano nel fondo del dispositivo. Quando di olio si è accumulato una certa quantità, il galleggiante, sollevandosi, scarica l'olio nel carter del compressore, per evitare che tutto rimanga secco il compressore. Ci siamo? Quindi lo ferma e poi lo rimanda nel compressore. Questo normalmente deve stare chiuso, se no il gas refrigerante se ne va a finire la coppa. Quindi l'olio già costituisce un pappo idraulico, poi quando apre l'olio scola e ad un certo punto il galleggiante chiude. Quando questi impianti si installano ex novo, bisogna ricordarsi di innescare questo meccanismo mettendo dell'olio qui dentro, se no all'inizio ti trovi un gas refrigerante che attraverso questo foro va a finire nel compressore. Quindi è bene innescare con dell'olio in modo che il galleggiante si sollevi. E poi abbiamo il condensatore. Anche qua aria che entra, aria che esce. La differenza di temperatura, ve la ricordate, quanto deve essere? 5. Da 6 a 10 gradi, il delta T. Esatto. L'aria che entra, l'aria che esce, da 6 a 10 gradi. Nel condensatore, vedete come è fatto? Qua c'è il gas. Man mano che il gas condensa, ecco qua, arriviamo alla zona dove c'è il liquido. E il liquido viene sottoraffreddato, no? Perché nella parte terminale del condensatore, essendoci solo liquido, il liquido si abbassa in temperatura. Sottoraffreddamento da 4 a 7 gradi. Poi qui c'è negli impianti un po' grandini, non negli split, il ricevitore del liquido. Vedete come è fatto? Il liquido per gravità va nel ricevitore, ma poi viene pescato sul fondo. Perché viene pescato sul fondo? In maniera che siamo sicuri che si pesca tutto liquido. Che se lo prendessimo da qua, no, potremmo prendere eventualmente il gas. No, aria no, per carità. Questo è un circuito sigillato. Questa a che pressione sale il condensatore? 16 bar. A che pressione sale il evaporatore? 4 bar. Non ci può essere aria. Il circuito è rigorosamente sotto pressione. Al limite esce qualche cosa, ma non entra. Anche perché poi ne parliamo. Poi se fosse così ci sarebbe un errore. È chiaro, il refrigerante
sfuggirebbe. In caso di interazione con l'esterno non è l'aria che entra, è il refrigerante che esce. L'aria è stata già eliminata in origine, perché il circuito deve essere rigorosamente disidratato, si toglie l'umidità e bisogna togliere qualunque traccia di aria. Ma in qualsiasi impianto questo? In qualsiasi impianto. Grande che sia, anche nuovo, installamento nuovo? Sì, se tu installi un impianto nuovo... Anche non ci sono saldature? Anche non ci sono, ci sono gli attacchi a cartella, no? Però tu quando installi un impianto, l'hai montato, l'hai finito, l'impianto è pronto, prima di mettere il refrigerante dentro bisogna fare il vuoto, bisogna eliminare l'umidità e bisogna eliminare l'aria. Condensatore, ricevitore, lo vedete il ricevitore? Sì. Questo qua è un altro ricevitore, vi faccio vedere anche questo perché poi fisicamente, ecco questo qua, anche qua vedete, il, dal condensatore, il liquido cade nel ricevitore, ma poi viene pescato sul fondo del ricevitore, quindi viene pescato tutto liquido, quello che va alla valvola di espansione rigorosamente è tutto liquido. Qui vedete c'è un rubinetto, perché nei grossi impianti si può sezionare l'impianto e fare delle operazioni di votatura eccetera eccetera, diciamo per sezione, per zone. Quindi il refrigerante cade qui dentro proveniente dal condensatore e viene pescato dal fondo del ricevitore. Ma la parte gassosa che dovrebbe rimanere... rimane qua sopra. Rimane là. Per recuperarla quella per recuperarla allo stato oleoso. Ma non la deve recuperare, perché qui è ad alta pressione, quindi già quindi rimane sempre a condensare. Cioè sta, siamo sul lato alta pressione. Diciamo che questo qua serve per fare delle operazioni di manutenzione. È più per dividere il circuito eventualmente esatto, per dividere il circuito e poi puoi mandare tutti i liquidi nel ricevitore e quindi fare delle operazioni diciamo sulle varie sezioni della macchina. Le macchine più sono grandi più sono accessibili, diciamo, più sono piccole. In alcuni casi le macchine, quelle piccole split, un frigorifero domestico deve fare la carica dei gas. Come va a fare la carica dei gas? Non è che c'è un rubinetto che va a attaccare, si taglia il tubo di servizio sul compressore, si taglia, si effettuano da lì le operazioni, poi si pinza e si salva, si richiude. Ma ormai sì, però diciamo l'operazione è quella, tagli il tubo, tubo di servizio, dopodiché ti attacchi lì con un attacco rapido, una valvola a farfalla, fai l'operazione che devi fare e poi si pinza il tubo. Infatti c'è anche il pulcino pinzato, sì, no? Perché lui infatti che pinzato e poi saltato, tu le fai la stessa cosa. Poi nel momento che tu stacchi un liquido, cioè del freno non può uscire dalla... No, e ci sono dei sistemi, adesso vediamo se vedete scattarvelo, fanno vedere qualcuno. Questo qua lo mettete sul tubo e stringendo blocca il tubo proprio con una tenuta perfetta. Dentro c'è come un o-ring di gomma, una guarnizione, che stringendo le due parti la gomma si stringe sul tubo e qui c'è l'attacco delle fruste, capito? Le fruste quelle per fare la carica, il tubo per fare l'operazione. Ma pure sulla macchina si usa così, mi sembra. Eh? La macchina pure si usa una cosa del genere, sulle auto. Sulle autovetture? Sì. Per fare con la carica? La carica. Sì, sì, c'è il gruppo di recupero, il gruppo di carica. Sì, si è dato pure la macchina un condizionatore. No, credo sì. Anche lì ci sono gli attacchi rapidi, in alcuni casi, sono chiamati, sono come le valvoline del tuo pneumatico d'autovettura. Sì. Che tu, quando mandi dentro il gas, quella si apre a pressione. Quando lasci, quella chiude. Si chiamano valvole shredder. Valvoline shredder. Tu premi e si apre, lasci e si chiude. Qua come quando gonfi, questi qui sono... Questi sono tutti giunti rapidi, vedi anche questo? Giunto rapido maschio a innesto per evacuare e caricare gli impianti frigoriferi. Attacca un quarto nel PT femmina. La valvola interna apre automaticamente quando accoppiato al corrispondente giunto femmina e assicura la perfetta tenuta quando disaccoppiato.
è intercambiabile con i giunti Hansen. Questi qui sono questi giunti appunto per queste operazioni, questi diciamo interventi sulle macchine. Giunto rapido, questi sono tutti giunti rapidi. E il rubinetto perforatore qui non lo vedo, vediamo se lo trovo. Rubinetto perforatore, ah ecco qua. Dunque vediamo, giunto rapido, questo è estrattore per valvola di servizio. Questa qua è estrattore per valvola di servizio, vedete? Rubinetto perforatore, allora vediamo questo intanto. Quando va andato al gommista, che avete bucato, il gommista prende una pare di questi, questo qua lo vedete, e che fa? Smonta la valvolina del pneumatico della camera d'aria, no? Nel condizionatore, si chiamano valvole Schrader. Ecco, estrattore per valvole di servizio, estrattore a cacciaviti in acciaio carbonizzato e cementato. Per estrazione rapida dei depressori della valvola di servizio. Quindi da questa parte l'infile nella valvolina è svinti. Questa qui è la stessa cosa. Estrattore per valvola di servizio, estrae completamente all'anima della valvola di servizio eliminando così ogni restrizione. Quindi c'è il collegamento diretto, diciamo, con l'esterno. Questo qua è un rubinetto perforatore, ecco, lo vedete? Il tubo di rame va infilato qua, smonti questo bullone, lo metti sul tubo, girando il rubinetto, questo, lo vedete? Questa punta perforatrice buca il tubo, subito dopo, avanzando, assieme alla punta avanza una guarnizione di gomma che tappa, assicura la tenuta tra il rubinetto. Da questa parte tu hai collegato le fruste per le varie operazioni, per il vuoto e per la carica. Questo rubinetto, una volta fatta l'operazione, rimane poi in sede, rimane lì, lo lasci lì, perché poi lo chiudi e in seguito, diciamo, puoi fare operazioni, no?